stamattina ci ha salutato perché ieri si è scaldata molto durante il mio snorkeling e stamattina non è più ripartita, quindi salutiamola. Ciao GoPro. Grazie. Come avete visto anche stamattina siamo in macchina e stiamo andando a Kerry Beach. Siamo arrivati a Kerry Beach, Michele è contento perché ha trovato il suo alberello ed è all'ombra. Anche questa è una zona protetta perché dovrebbero esserci tartarughe marine. Dalla spiaggia di Kerry e adesso siamo davanti all'isola di Cameo, che un tempo era attaccata a Zante fino verso il 1600, poi c'è stato un fortissimo terremoto che ha staccato questo pezzo di terra che vedete forse alle mie spalle e al quale si accede tramite un pratico ponticello. Dovrebbe essere un ottimo spot per riuscire a vedere le tartarughe, infatti c'è un piccolo porticciolo dove partono tante barche per escursioni. Su quest'isola di Cameo praticamente entri, paghi l'entrata 5 euro ma in cambio ti danno un portachiavi con la tua foto. Sì, perché la foto dove te la fanno? In mezzo al piano. C'è il fotografo che ti attende lì e ti fa la foto, poi vedremo il risultato. Allora, questa è la spiaggia vista dall'alto, direi che sono stati 5 euro spesi bene. È il momento di andare, ma prima di andare prendiamo la nostra foto, Miki. Vediamola. Qual è? Io non la vedo. Eccola. E questo? Eccole, bellissime. Comunque, allora, ci hanno dato questi due portachiavi e hanno fatto anche un magnete che però costava 6 euro, quello non l'abbiamo preso. Thank you. Portachiavi bellissimi, bellissimi, grazie per il pensiero, grazie veramente. Lasciamo questa splendida spiaggia, un po' mi dispiace, ovviamente gradini anche qui, e riattraversiamo il ponte. Adesso dove andiamo? A Roxa Beach, Roxa, Porto Roxa Beach, Porto Roxa. Ovviamente abbiamo cambiato il nostro itinerario, siamo finiti a Porto Limnionas, che però è proprio vicino a Porto Roxa, è quello un pochettino più avanti. Quindi adesso vediamo com'è qui. Ah, e qua siamo venuti più che altro per cercare di vedere un sunset decente. Michele, dove stai andando? Ho detto di lì. Ci sono tutti questi ombrelloni proprio a picco sul mare. Arrivati a Porto Roxa e la cosa che ci piace è che c'è questa spiaggetta con free sunbeds. Quindi Michelino, secondo me se prendiamo una birretta e qualcosa possiamo sederci lì ad attendere finalmente il tramonto. Sì.
Michelino ha trovato la sua postazione, adesso stiamo qua, aspettiamo le birre, ma soprattutto aspettiamo il tramonto. Siamo sempre nella location di prima perché abbiamo scoperto che il sole tramonta alle 20 e 22 qui a Zante, quindi adesso sono le 8 meno 10, comincia a fare freschino, ma noi già ormai siamo qui e vogliamo vedere il tramonto. È 40 minuti che siamo a far niente, aspettare il tramonto. Dovevamo arrivare un po' dopo, però vabbè, ormai siamo qua. Il sole è ancora alto all'orizzonte. Forse metto modalità aereo così abbiamo il navigatore per tornare a casa, Marti, se no. La domanda esistenziale sul tramonto. A parte che, come potete vedere, questa è la mia visuale sul tramonto, cioè l'ombrellone è esattamente sulla mia traiettoria. Martina, la tua domanda esistenziale. Dicevo che se alle 20:22 tramonta, cioè dovrebbe già essere praticamente quasi vicino al mare, no? Io vedo il palo, Martina, vedo il palo, come pensai? Com'è la situazione? ci siamo quasi abbastanza. Oggi è l'ultimo giorno a Zante e quindi prima di prendere l'aereo abbiamo pensato, ma perché no farci un giro sul castello che è della Repubblica Serenissima di Venezia, che penso sia resistito fino agli inizi del 1800, poi sono arrivati Napoleone e quant'altri, hanno preso Venezia, quindi ciaone. Fino al forte veneziano siamo arrivati in macchina e devo dire che la strada non è per niente agile, ma proprio zero. Difatti ci saranno 4 macchine, di cui 2 jeep. Le strade da percorrere per arrivare e poi scendere dal castello sono queste, quindi bisogna sperare che non arrivino altre macchine, ma forse questo è un senso unico. Il forte veneziano è immerso in una pineta, quindi si può fare a qualsiasi ora del giorno perché tanto è all'ombra. Il biglietto costa 4 euro a persona, si può anche pagare con carte di credito. Chiedendo per quale motivo Michele sta girando con una valigetta in mano come se dovesse andare al lavoro, è il drone che non ci siamo fidati a lasciare in macchina, quindi quella valigetta contiene semplicemente il drone. Dopo aver visto... 500 metri. Ma stai zitta! Dopo aver visto il castello, adesso faremo l'ultima tappa qui a Zante prima di andare via. E andremo a vedere una casa dove io renderò omaggio, perché mi sono preparata in questa permanenza a Zante. Renderò omaggio e poi capirete. Qua? Trovare parcheggio no, c'è un motorino. A Zante è impossibile, quindi non so se riusciremo a rendere omaggio. Non ce la faremo. Non lo so.
Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati davanti alla casa di Ugo Foscolo. Quindi io adesso renderò omaggio a Studiato, a Giacinto. Fino a un certo punto ce la posso fare, poi non lo so. Allora, parto. Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Giacinto mia. Che te specchi nell'onde del greco mare, da cui vergine nacque Venere. E fea quel viso le feconde, col suo primo sorriso onde non tacque. Le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali. Per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca. Tu non altro che il canto del figlio avrai, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura.